cominciamo subito a parlare qui sul palco di Milano Comics and Game, perché è bellissimo vedere il palco che si riempie di voci, però io non sono molto brava a spiegare, quindi vorrei che voi indovinaste i nostri ospiti con qualche piccolo indizio, no? Stiamo per portare sul palco dei doppiatori, delle voci italiane che tutti noi abbiamo nel cuore. Vorrei partire con il primissimo ospite, che è una persona assolutamente esplosiva. Vediamo se indoviniate. ...951, generale. Questa volta... Che ne dici di una posta in palio? Se dovessi vincere, esaudirò qualsiasi tua richiesta, non importa quale. Al contrario, se dovessi vincere io... ...mi prenderò il tuo braccio. Devo ammettere che non sarebbe male se una ragazza così carina mi mettesse le mani addosso. Ma scusate, ho l'impressione che abbiate sbagliato persona. Non conosco uomini dai capelli lunghi. Da quando la pietrificazione è finita, sono sempre stato solo. E tu che cosa ci fai qui dentro? Questa stanza... la sala d'attesa numero 2. È vero, sono stato io a sbagliare. Ma trattare così il tuo avversario nella finale, insomma... Ehi! Dove stai guardando, metà di uno strafottente? Possedendo un quirk tanto potente, i tuoi attacchi sono imprecisi! Mi stai sottovalutando? Te ne pentirai! Il nostro eroe esplosivo, Federico Viola! Ciao, ciao a tutti! Super esplosivo, dove mi metto? Dove preferisci il posto che lasci al centro della situazione, ovviamente, perché mi pare. Allora, goditi il posto, perché tu sei l'antagonista. Adesso chiamerò il tuo eroe, la tua spalla. La mia nemesi, sì, sì. Allora, quindi direttamente dalla nuova accademia degli eroi, chi ci raggiungerà sul palco? Proviamo a indovinare. Senti, non è che ci aiuteresti a studiare? Ti prego. Geniale, ho capito, hai ragione, così è meglio. A Tokyo c'è un liceo che si chiama Nekoma e il loro palleggiatore è un sacco intelligente. Non fa niente, ci sono abituato. Potrò non essere alto, ma posso saltare. Non hai tempo, dici? È strano sentirlo da chi non conosce il tempo di risveglio dell'Ogioku. Sappiamo tutto. Sappiamo dell'Ogioku e degli Arrancar. E sappiamo di Sosuke Aizen. Senti, Hachi, potresti mettere una barriera anche qui? Un cavolo, su! Non è carino se a fare quei versetti è un vecchietto. Datti una mossa. Pioniere! Salvala, Midoriya Izuku, a qualunque costo! Pioniere! La mano che quella volta ho lasciato andare. Stavolta la stringerò con tutta la forza di cui sono capace. Il nostro eroe Simone Lupinacci. Grazie. Bene, bene. Ciao. Adesso che ho sia i buoni che i cattivi, possiamo cominciare a parlare. Ci sediamo? Ma io non sono cattivo. È che mi disegnano così. Allora, adesso mi metto al centro. Aiuto, non cado, siete vero? Ok. Siete confortati? Siamo confortati. Sei confortato? Confortevole e confortato. Ok, voi siete pronti? Adesso vi facciamo un po' di domande scomode. Ok. Che mi piace tanto parlare. Tantissimo, paura. Sì, sì. Chi è che è il più logorroico? Lui. Lui. Ok. Lui? Lui. Ok, lui. Allora partiamo con Federico. Allora, io vorrei sapere com'è nata la tua passione per il doppiaggio. E qui parliamo di eoni addietro. Correva l'anno. Correva l'anno. 1800. No. Esatto, quando nel 1800 si faceva il doppiaggio. No, non è vero. è nata quando ero abbastanza bambino, intorno ai 10 anni.
Vi ricordo che io, anche se non sembra, inizio ad avere una certa, e quindi quando io ero bambino internet non esisteva, quindi sapere cos'era il doppiaggio era qualcosa che pochi eletti potevano vantare, perché tu accendevi la televisione, vedevi la roba che parlava in italiano e non ti ponevi la domanda: ma ci sono delle persone che fanno questo mestiere? Poi ad un certo punto, avendo un po' di orecchio, avevo cominciato a riconoscere alcune voci che si ripetevano, e quindi da là a un certo punto mi sono detto: ehi, aspetta, ma com'è possibile questa cosa? E ho cominciato un po' a informarmi, in particolare poi sono un grande, abbastanza grande videogiocatore, ultimamente un po' meno perché non c'ho tempo, però alcuni videogiochi della mia infanzia, Metal Gear Solid, Max Payne, il primissimo Mafia, eccetera, mi fecero proprio addentrare dentro. Metal Gear Solid è un esempio purtroppo negativo, per chi ci ha giocato lo sa, ma è servito anche quello per fare anche: ah, ma allora si può fare anche male questa cosa. E da là ho cominciato un po' a informarmi, a capire cosa dovevo fare. Ho capito che quelle persone sono degli attori prima di tutto, quindi come faccio a fare anch'io quella cosa lì bella, che sembra bella, e devi fare l'attore. E quindi poi da là ho studiato come attore e poi il resto è storia. Poi ho un percorso simile, nasce dal profondo anche per te? Beh sì, abbastanza. Come Fede siamo cresciuti tutti a pane e cartoni animati, penso. Quindi anch'io quando ero piccolino all'inizio non mi facevo delle domande, poi quando mi hanno sbloccato, come dire, la realtà dei fatti, ovvero che dietro il disegno c'era una persona che dava anima appunto al disegno, e che questa cosa era proprio un mestiere, ho detto: no, vabbè, cioè venivi pagato per dare anima a un disegno. Ho pensato: no, vabbè, questa deve essere la mia strada, no? Il lavoro della mia vita. Ovviamente quando scoprì tutto questo, questa arte, questo mondo, ero ancora piccolino, poi io vengo dalla Calabria, quindi non ero proprio nelle città ideali per intraprendere questo percorso formativo. Allora i miei genitori mi hanno detto: sì, ok, fai con calma, finisci la scuola, vai all'università, poi in caso se ne parla. Ed effettivamente così ho fatto, perché dopo la maturità mi sono trasferito a Milano, e da lì, nonostante avessi già iniziato a studiare con dei laboratori di recitazione, ho iniziato proprio un percorso formativo come attore. E quindi ho studiato dizione, fonetica, recitazione da leggio, teatrale, eccetera, eccetera. E piano piano mi sono, tra virgolette, specializzato nel doppiaggio, perché ricordiamo sempre che comunque il doppiaggio è una specializzazione del ramo attoriale. Come diceva Fede, prima bisogna formarsi come attori e dopo si approda al doppiaggio, solo successivamente. E da lì, insomma. Sì, infatti stavo appunto per dire che non si sente minimamente l'accento. Sei sicura che non si sente? Sì, vabbè. Adesso dai, così non. Secondo me un po' si sente. Non così tanto, non danno per scontato. E meno male, dai. Cioè vuol dire che va bene. Allora, vi capita mai di riascoltare i vostri primi doppiaggi? Sì, sì. Poi quando li ascolti ti dici: mio Dio, ma quella era la mia voce. Ma adesso, senza andare troppo lontano, il video che avete visto passare prima, in cui facevo Bakugo, quella era la prima stagione, la seconda stagione? Non so, comunque. Che beh, noi l'abbiamo fatta in prima e seconda stagione, noi l'abbiamo fatta almeno insieme. Almeno 5 anni fa. Esatto. Io la mia voce è diventata molto più matura, più adulta, cioè nel frattempo. Quindi anche risentire la mia. Quindi risentire come facevo Bakugo 6 anni fa e come lo faccio oggi è comunque un'altra cosa. Quindi alla fine è un personaggio che lui cresce, ma anch'io cresco insieme a lui, e quindi è una cosa bella. Che poi è la cosa che ci si augura in realtà, perché spesso invece succede che noi cresciamo e i personaggi rimangono identici. Quindi è tipo Ash dei Pokémon, che ha 10 anni da 100 anni più o meno, hanno più hanno meno, però insomma ce la si cava lo stesso, dai. Diciamo che quando riascolto delle robe che ho fatto proprio ai miei esordi, dico: ah, ero io quello, no, Dio. Però quindi sì. L'importante è l'autocritica. Sì, no, ma io mi faccio schifo sempre. Però quindi è anche un misto di tenerezza, no? Perché poi, come dire, anche quando ti riascolti quando avevi 20 anni, quando avevi, insomma, ti ricordi anche quel periodo, ti ricordi a che livello eri, ti ricordi le persone con cui hai lavorato, eccetera, eccetera. Quindi anche se non ti piaci, perché
croce e delizia come sempre, però è sempre un quasi un essere, un ricordarti di te stesso, no, in quegli anni, quindi è anche un po' una fortuna. Le persone normali hanno le foto e noi abbiamo gli audio. Esatto, stavo per dire quello, le persone normali sfogliano gli album. Invece che le foto ricordo, abbiamo le serie ricordo. Le serie ricordo, okay. Esatto. Come il meme di Jeffrey Dahmer, voi con i nipoti col telecomando fate, prima di alzarvi, no, adesso te lo guardi tutto. Esatto. Esatto. Vorrei sapere, tra tutti i personaggi che avete doppiato, qual è il vostro preferito? C'è un personaggio che avete nel cuore? Questa è la domanda peggiore che ci fanno, esatto, sempre. È la domanda, esatto, più brutta che riceviamo. Uno che non ho doppiato io, non mille. Allora, il mio problema, non so il tuo, è che bene o male tendo un po' ad affezionarmi a tutti i personaggi. Cioè, prima anche nel video qua di presentazione ne sono passati tre. Come posso, cioè, è come dover scegliere, scegli quale figlio salvare, non si può fare, praticamente, è quello, cioè è passato Meruem, che è anche quello un personaggio iconico di Hunter x Hunter, è passato Gen Asagiri, che è un personaggio più recente che ho doppiato, e anche lì, cacchio, ma è un personaggio fichissimo, è bellissimo, è divertentissimo, poi passa il sempreverde Bakugo, come fai a scegliere? Ma anche parlando, poi ho fatto anche dei film, ho doppiato Bohemian Rhapsody, ho fatto Shang-Chi nel cinematico Marvel, come faccio a scegliere? Non si può. Non si può, non si può. Allora, invece che il preferito, di quello che ti somiglia di più. Fai tu le domande scomode. Esatto. Madonna. Me lo mandate via, per favore. Vado. Quello che mi somiglia di più. Caratterialmente. Ultimamente mi fanno fare un po' o pazzi o psicopatici, serial killer, quindi non lo so. Se le dico uno potrebbe essere... Quando esco c'è i carabinieri che mi aspettano. Okay. Esatto. Quindi no, allora è una non risposta. Prego, qual è il suo personaggio preferito, signor Lupinacci? Il mio personaggio preferito? Non lo so, nel senso che come diceva Federico, è come scegliere di salvare un figlio piuttosto che un altro, quindi direi che anche io non ne ho, anche perché in ogni personaggio che ho fatto, cioè, oltre ad esserci un pezzetto di me, come dicevo prima, c'è anche un pezzetto della mia storia, no? Del mio passato, quindi sarebbe come dire, che ne so, scegli i tuoi 14 anni, i tuoi 20 anni, i tuoi 10 anni, ed è una cosa che non puoi fare, sono tutti ricordi che fanno parte della tua storia, e professionale e personale, in un certo periodo, in un certo senso. Quindi, non so, ogni produzione io comunque la collego sempre ad un percorso mio personale, quindi è veramente una cosa impartoribile. Allora vi faccio una domanda più semplice. Allora, vai. Vorrei sapere quale personaggio avreste voluto doppiare. Allora, a me sarebbe piaciuto storicamente doppiare Marty McFly di Ritorno al Futuro, però è una cosa che parzialmente ho realizzato, nel senso che sono stato chiamato ad interpretarlo in Lego Dimension, il videogame, dove appunto che era incentrato sulla storia di Ritorno al Futuro, e lì ho doppiato proprio Marty McFly. Quindi è stato il contentino. Esatto, però no, più che un contentino, è assolutamente, per me è un sogno che si realizza, perché anche se non è la serie storica, fa comunque parte della filiera, no? Quindi io onoratissimo. Io ne ho due che sono i miei dream dubbing, che sono Solid Snake, anche perché ormai ho l'età giusta per farlo, cioè ho passato i 30 anni, e Gatsu di Berserk. Quelli sono i miei dream dubbing in assoluto. Belli. Vedi, su questo siete stati almeno subito ferri. Dai, almeno su quello eravamo preparati. La siete studiata a casa. Sì, anche perché di solito quando c'hai un dream dubbing non lo fai mai tu, lo farà sempre qualcun altro. Esatto. Quindi... Poi un'altra curiosità che vorrei sapere da voi è: com'è cambiato il mondo del doppiaggio da quando avete iniziato ad oggi? Parto io? Vai. Ci sono vari punti di vista da cui è cambiato. Diciamo che quando siamo arrivati noi era già terminato un grosso cambiamento che era... È stato, insomma, quando noi siamo arrivati era stato terminato il definitivo passaggio dall'analogico al digitale, perché storicamente, e queste sono le cose che noi fan veri del doppiaggio ci piace comunque ricordare, il doppiaggio si faceva su pellicola, cioè immaginatevi la sala di doppiaggio con
la sala di regia dove c'era il fonico, nella sala di registrazione c'erano l'attore allegio, il direttore e l'assistente al doppiaggio, e sopra un piano superiore c'era il proiezionista, che era quello che metteva la pizza con la pellicola e con la manovella girava e proiettava il video da doppiare. Esatto, quindi adesso questo, qui parliamo anni 50, 60, 70, poi già dagli 80 avevano cominciato a tecnologizzarsi. Quando noi siamo arrivati ormai era tutto fatto completamente a computer, tranne in uno studio dove ancora noi cambiavano il DVD, cioè dovevano cambiare l'episodio, cambiavano il DVD. Già. Però era l'ultimo residuato bellico. Reminiscenze del passato. Esatto, quindi l'unica cosa un po' lontana che abbiamo visto è quello. E quello ha portato un grosso cambiamento che poi si è perpetrato nel tempo fino ad oggi. Con il computer tutto diventa più semplice rispetto a lavorare la pellicola, cioè immaginatevi quando dovevano sincronizzare l'audio con il labiale, dovevano letteralmente tagliare la pellicola dell'audio e spostarla sulla pellicola del video. Oggi a computer ovviamente questa roba è preistoria. Quindi quello ha sicuramente da una parte aiutato tantissimo lo svolgimento del lavoro, dall'altra ci ha messo fretta, perché si può andare più veloce, allora andate ancora più veloce, perché poi i margini di guadagno, le robe, le società, cose. Sì, diciamo, quello che è sempre stato un lavoro artistico, piano piano è diventato quasi una catena di produzione, esatto, commerciale. Esatto, quindi da lavoro artistico è diventato, esatto, una catena di montaggio, è un po' quello il grosso ostacolo, quindi anche per chi comincia diventa più complicato. Prima avevi un sacco di tempo perché la scena la riguardavi 10 volte perché si bruciava la pellicola, se andava indietro, se la rivedevi, si faceva. Adesso invece devi essere super pronto, super wow, super tutto. Un'altra cosa che è cambiata è che all'inizio c'era la possibilità di stare in sala di registrazione in più persone. Quindi se c'era una scena corale, per esempio, con più persone che recitavano contemporaneamente, c'era l'opportunità di viversela e recitarla insieme. Invece piano piano questa cosa è andata sempre di più a scemare, perché proprio a livello produttivo e organizzativo si è teso a accorpare tutte le scene di un solo personaggio tutte insieme nello stesso turno di lavorazione di 3 ore. Quindi questa cosa ha portato il lavoratore singolo a lavorare individualmente. Non è più complesso, nel senso non è più bello quando puoi creare. Sicuramente è molto più bello lavorare insieme. È molto più bello lavorare insieme, ma è molto più difficile, perché devi mettere insieme, hai una scena con 5 personaggi che parlano e si parla tutti e 5 insieme, capisci che sbaglia uno, sbagliano tutti. E si deve rifare la scena da capo. Devi rifare la scena da capo. Quindi hai un po' di ansia della serie. Oddio, se la sbaglio io, poi deve rifarla pure lui. Capito? E infatti all'epoca era così. Tu immaginati, cominciavi ragazzino e ti ritrovavi con un mostro sacro e magari gli facevi fare ritardo, perché tu eri giustamente inesperto, lui super Gesù Cristo, però magari faceva ritardo per colpa tua e tu ti sentivi, oddio, cosa sto facendo? L'avevo vista più su un lato emotivo, no? Mi immagino magari la classica scena dove ci sono 2 personaggi, uno di due e ovviamente sta morendo, tu stai piangendo, ma di base non è ovviamente, meglio, perché comunque reciti insieme a qualcuno che è lì con te. Adesso diciamo che ascolti, se sei fortunato e sei il secondo ad incidere, comunque ascolti nella cuffia il tuo collega che ha inciso prima di te, quindi è un po' come averlo lì. Io me li faccio togliere perché mi infastidisco. Io me li faccio togliere dalla cuffia ai colleghi. Vabbè, ma perché tu odi un po' tutti. Hai ragione, sono tutti personaggi secondari, quindi... Quindi quando andate al cinema, sì, riuscite a godervi lo spettacolo o comunque vi mettete un po' a criticare voi e i vostri colleghi? Io i primi 2 minuti, questo l'ha fatto lui, questo l'ha fatto lui, questo l'ha fatto quell'altro, poi dopo 3 minuti mi dimentico e mi godo il film. È vero, devi essere un po' bravo a, come dire, non farti fregare dal vizio professionale dal tuo orecchio, perché è una cosa che tendi a fare in automatico. Io addirittura quando sono a casa in TV correggo la dizione delle persone dei prodotti italiani, quindi figurati, mentalmente dico però questa poteva dirla un po' diversa. Quindi non vi è mai capitato di dire caspita, quella volta lì avrei potuto fare meglio? Ogni singola volta che mi ascolto. Quello è una cosa fissa, cioè per il doppiatore non troverai mai un doppiatore che ti dice però quella là è uscita proprio perfetta. Perché in realtà pensi sempre che poteva uscire sempre meglio.
Che cosa ne pensate di tutta questa polemica sulla IA? Queste voci che verranno rubate, tra virgolette, riutilizzate. Cosa vi piace questa idea? Beh, ovviamente no. Dare la vostra voce. Cioè, l'intelligenza artificiale a noi piace pensare che non potrà mai ricreare le stesse emozioni che ricrea il singolo essere umano, che comunque si cala nella scena in quel momento e cerca di dare tutto se stesso, magari attingendo ad esperienze personali. L'intelligenza artificiale riproduce, diciamo, quella che è la tua vocalità, però l'emozione in teoria non dovrebbe poterla riprodurre. Purtroppo, come dire, si sta andando sempre più verso quella direzione e per noi è un po' un problema, è un po' anzi un incubo che ci perseguita, perché se dovesse mai realizzarsi una cosa del genere abbiamo smesso di lavorare praticamente. Forse ci sono i pro e i contro, dopo correggimi se sbaglio. Cioè, se magari avete un doppiaggio imminente, tu stai male, magari mancava una battuta, magari in un lato può essere utile. Invece dall'altro però ti metti no, perché crea un precedente, se lo puoi fare una volta lo puoi fare sempre. È pericoloso, quindi, è pericoloso. Quindi, che poi sì, magari lo usano per quella cosa e poi magari la prossima volta la usano per molto altro. Quindi non siete d'accordo con questa, no, con questo sviluppo? No, ma non tanto perché, cioè perché l'intelligenza artificiale è applicata al nostro mestiere, ma se ci pensate ultimamente il dibattito è l'intelligenza artificiale applicata a un grande numero di mestieri, compreso il mestiere dell'artista, e quindi anche semplicemente chi disegna, cioè farsi sostituire da una macchina che bene o male copia, perché anche se poi dovesse fare il doppiaggio un giorno, malauguratamente, però non siamo noi a decidere, fondamentalmente è una copia. Cioè in grado di prende anche più cose, le mette insieme, crea un frullato che magari può anche funzionare, e lì sarà il pubblico in realtà a decidere, che noi possiamo parlare di quello che vogliamo, possiamo dire di essere contrari, a favore o vattela a pesca, alla fine come sempre sarà il pubblico a dover decidere. Se sentite una roba fatta con l'intelligenza artificiale e vi piace, il mercato seguirà voi, quindi siete voi che decidete. Avete molto più potere di quello che pensate, esatto, diciamo così. Allora, io adesso ho voglia di farvi un po' i cavoli vostri, quindi adesso farò veramente le domande scomode. Aiuto! Visto che abbiamo poco tempo. Allora, io voglio sapere un aneddoto divertente che vi è successo in sala di doppiaggio. Parto io, aiuto. Ricordo che una volta ero in fila per fare un provino conoscitivo di doppiaggio con Mauro Avespini, se non ricordo male, che è una direttrice di doppiaggio a Roma. E appunto da questa sala esce il doppiatore di turno, che non dirò chi è per ovvie ragioni. A un certo punto mi vide lì e mi diede una pacca sulle spalle, una pacca che mi ha quasi distrutto la spalla in realtà, e mi dice: ah, sei qui per fare il provino, bravo bravo, persevera, a me questo lavoro avevano detto che non l'avrei mai fatto. Poi questa persona è morta, però non sono stato io. A quel punto mi ha fatto talmente ridere che praticamente mi ha tolto l'ansia che avevo del provino, quindi per questa cosa me la ricorderò per sempre, lo ringrazio ma non dirò chi è. Adesso prossima volta che andrai a fare un provino arrivi da solo, vedi, come quando stanno TV in tempo di Covid, no? Che sparivano, esatto, tutti, esatto. Quando ti vedono adesso lo studio si svuota. Esatto. E te invece ne hai? Io riguardo il quando nel doppiaggio del film Bohemian Rhapsody, quello sulla storia dei Queen, praticamente io ero il primissimo in assoluto a incidere nel film. Io ho doppiato Roger Taylor, il batterista, e quindi arriviamo, il direttore mi spiega: guarda, allora, è storia vera, personaggio, questo che rappresenta questo, quest'altro, e mi spiega tutto il personaggio. Entri, quindi mi porta in sala, ci guardiamo insieme la primissima scena in cui compare, quindi poi lui rientra in sala di regia e la riguardo un altro paio di volte, dico: vabbè, senti, facciamo una prova sul muto, nel senso che spegniamo l'audio dalle casse in sala e l'audio viene passato nella cuffia, perché non deve rientrare nel microfono, spiego per chi non sa come funziona. E quindi ok, va bene, allora sei pronto? Sì, beh, intanto un giro di prova giusto per vedere un po' il sync, le cose eccetera, ok, te la mando, la scena parte,
Quindi un secondo che parte il pre-roll, quindi la parte prima della scena, del momento in cui poi devi iniziare a recitare, sboom, tutto nero. Non solo lo schermo, tutto nero, si spegne tutto, si spegne la sala, si spegne tutto, completamente al buio. Era saltata la corrente in tutto il quartiere. Quindi sono rimasto da solo, cioè eravamo io con l'assistente che non ci vedevamo, perché completamente al buio. E qui c'era un po' di luce che filtrava dal vetro che dà sulla sala di regia. Detto, che è successo? E non mi potevano rispondere perché l'interfono non funzionava andando elettricamente anche quello. Quindi ancora non avevo detto che già era esploso tutto. Quindi insomma abbiamo chi ben comincia. È a metà dell'opera. La scena di Gandalf al posto che tu non puoi passare, tu non puoi doppiare. Esatto. Ci sta. Poi un'altra cosa che mi piacerebbe chiedervi, anche questa è molto divertente, vorrei sapere la vostra giornata tipo, ovviamente che riguardate il doppiaggio, cioè non mi interessa sapere la dietro potreica, se andate in palestra, però se sapete che dovete doppiare, come vi preparate alla giornata? Due minuti prima... Non vado a lavoro. Ma allora, noi quando magari anche abbiamo una giornata piena, non è che siamo sempre nello stesso posto, almeno non io. Quindi io magari la mattina sono in un posto, il pomeriggio sono in quattro posti diversi, quindi vai da una parte e fai un personaggino che parla poco, vai dall'altra e fai il protagonista, vai dall'altra ancora e fai il documentario. Quindi come ti prepari, non ti prepari, nel senso sei impreparato, anche perché non è che... raramente sai prima cosa vai a fare, cioè la società ti chiama e ti dice vieni il giorno tot lì, e quindi magari e tu non sai se farai quella serie che già stavi facendo, se fai un'altra cosa, quindi tendenzialmente è sempre a sorpresa, non è che va, adesso vado e mi preparo per quel personaggio, no, me lo penso. È la difficoltà del doppiatore rispetto ad un attore che bene o male riceve prima il copione, si prepara, si studia il personaggio eccetera eccetera. Il doppiatore invece ha veramente pochissimo tempo per immedesimarsi in quello che deve fare, quindi devi essere sempre la pronto. La giornata tipo è vai, arrivi, cerchi di arrivare super puntuale, arrivi, devo fare l'altro collega, mi dispiace, quindi tu ti metti lì in sala d'attesa a farti due palle così, quindi se sei furbo ti sei portato un libro, altrimenti aspetti, no, devo fare prima Lupinacci, mi spiace perché mi ha chiesto che devo andare via. Poi ho il treno, grazie quindi, Fede. Prego, ciao. E quindi tu ti metti lì e aspetti così, poi tocca a te, fai tu, magari c'è la pausa pranzo, però la pausa pranzo la devi usare per spostarti in un altro studio, quindi c'hai il panino, lo mangi al volo mentre guidi, mentre vai a prendere la metro eccetera, arrivi nell'altro posto, quindi stavolta fanno prima te perché l'avevi chiesto, quindi vai al volo, finisci, ciao ragazzi devo spostarmi di là, che poi ti aspettano dall'altra parte, quindi corri. Ovviamente non sono tutte le giornate così, altrimenti avremo tutti i capelli bianchi, però sì, c'è anche giornate dove non lavori perché non ti ha chiamato nessuno, esatto. E ti dici oddio non farò mai più questo mestiere, poi ci sono giornate in cui c'hai un turno solo, quindi vai e devi dire salve buonasera e hai finito e te ne vai, quindi è vario, cioè... Non c'è una giornata anche tipo, sì è uguale, non c'è una giornata tipo, ci sono le... No, anche perché siamo liberi professionisti, quindi ogni giorno è diverso. Ogni giorno è una sorpresa, è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita. E quindi... senza fare pubblicità a nessuno, sempre una domanda personale così a bruciapelo. Hai un collega che stimi particolarmente per il lavoro? No, mi stanno tutti sulle palle. Però no, io non faccio pubblicità a nessuno. No, ce ne sono diversi, però se ti nominassi qualcuno mi sentirei in difetto verso qualcun altro, quindi non riuscirei a dirti vale di sì. Vale la stessa cosa, io posso dire ovviamente che ho dei modelli di riferimento che sono estremamente... persone estremamente elevate a livello artistico, alcune di queste non ci sono neanche più, quindi mi rivolgo anche una delle cose su cui noi studiamo, almeno io studio, è anche guardare letteralmente i film, le serie, le cose anche fatte da altri colleghi per approfondire il loro modo, come si sono approcciati a quel personaggio. E diciamo che andando indietro nel tempo, anni 70, 80, 90, che oltre a farti una cultura cinematografica di un certo livello, apprendi anche tantissimo dalle persone che
hanno fatto questo lavoro, ecco, prima di te in tempi molto diversi su dai chi nostri. Non c'è più, mi posso sbilanciare. Tipo Emilio Cigoli è uno che ha fatto la storia del doppiaggio e per me è stato sempre un punto di riferimento e mi ha sempre affascinato. Poi, come diceva Fede, è un lavoro che si assorbe ascoltando molto, quindi ogni collega può regalarti qualcosa. Quindi se tu dovessi dare un consiglio al nostro pubblico, a qualcuno che vuole diventare un doppiatore, proprio tu come Simone, che tipo di consiglio daresti? Sicuramente di trovare degli insegnanti bravissimi che veramente vi insegnano la base di questo mestiere e vi formano. Perché comunque alla base del doppiaggio c'è sempre una formazione precedente al doppiaggio, che è quella proprio dell'attore. E quindi parliamo di dizione, di fonetica, di citazione, eccetera, eccetera. Lì purtroppo è uno zoccolo duro, dovete veramente trovare qualcuno che vi insegni queste cose e da lì in poi ascoltare veramente tanto, cioè chi vuole qualsiasi tipo di... trovare dei modelli vostri di riferimento che poi cambieranno nel tempo, oggi magari è lui, oggi è lei, domani è quell'altro, e anche quello vi porta ad ascoltare sempre nuove modalità, a prenderle, assorbirle, portarvele a casa e migliorare anche come attore. Cioè uno delle tante cose che l'attore deve fare per studio è anche vedere gli altri attori come recitano e gli altri registi, direttori come dirigono. Ad esempio tu come reagisci davanti alle porte chiuse in faccia quando non arrivi all'obiettivo, come la prendi? Posso parlare penso anche per Simone, ne abbiamo prese tantissime di porte in faccia, innumerevoli, non è proprio una dietro l'altra, quindi le reazioni che puoi avere sono tante: rabbia, frustrazione, scoraggiamento sicuramente, però poi alla fine dai, siamo su questo palco, chi persevera ce la fa. Esatto. Però... chi la tira la vince, ma devi anche essere veramente motivato, perché mi rendo conto che è un ambiente molto molto difficile. Invece il vostro rapporto con i social e con i vostri fan, siete attivi? Vi piace l'attività con i fan, i social, sui social? Io cerco sempre, più che su Facebook, su Instagram non sono molto attivo, Facebook quasi non lo uso più, però cerco di essere sempre sul pezzo, ma non sempre riesco a rispondere a tutti quanti, perché quasi tutte le richieste di messaggio che mi arrivano sono richieste di file audio vocali per parenti, cugini, nipoti che fanno il compleanno, compagni di banco, eccetera. Purtroppo è una cosa che non riusciamo a sopperire, perché se dovessimo rispondere al singolo dobbiamo rispondere a tutti, quindi o tutti o nessuno. Poi certo, alle chiare io almeno mi presto volentieri, però quando sono richieste sul web cerco di farlo magari per le pagine che raccolgono più persone, tipo la pagina fan di Dragon Ball, la pagina fan di Naruto, ok, lì tendo a rispondere, però quando è la singola richiesta della singola persona è qualcosa di veramente ingestibile purtroppo, e come prima ti dicevo mi sembrerebbe di fare un tocco a qualcun altro, cioè a qualcuno dico di sì, a qualcuno dico di no, o tutti o nessuno, dato che tutti non è possibile. Ce lo puoi fare un saluto al pubblico con la voce? Ho detto di sì alla collettività, sì. No, tipo qua sul palco, mi fai un saluto, non lo so, con la voce di... Chi volete? Non ho capito. Ecco. Goku. Non sono io, Goku, però. Aiuto? Vabbè, facciamo vedere. Ok. Ciao Milano Comics, mi raccomando, sempre oltre il limite, Plus Ultra! Invece tu sei social? Allora, io da momenti, diciamo che tendo a essere più analogico, cioè preferisco il rapporto di persone, infatti mi piace il meet and greet perché comunque si ha la possibilità di fermarsi un secondo, di dirsi, scambiare quantomeno quattro parole dal vivo, nella realtà. Io sono social, sono principalmente attivo su Instagram,
dopo la pandemia ho lasciato un po', mi sono un po' lasciato andare, nel senso che ho pubblicato molto poco, però sto ritornando ad essere un po' alla volta, anche semplicemente per comunicare alle persone cosa ho fatto, che già sicuramente può aiutare. Se mi si scrive in privato tendo a rispondere, se non sono richieste di vestiti, di vocali, per i motivi che ha già spiegato. Oltre al fatto che le richieste di messaggio, scusate se interrompo, durano solo un mese, dopodiché scavano e scompaiono, lo sapevi questa cosa? Sì, sì, la sapevo, quindi magari io ti mando l'audio su Instagram e dopo un mese sparisce. Dopo un mese è sparito e magari esatto. Tu passi per il capone che non l'ha neanche letto, ma in realtà non ha letto, ma perché è scomparso il messaggio? Sì, però non è per cattiveria, assolutamente ragazzi, anzi perdonateci eventualmente. Infatti esistono le fiere del fumetto proprio per questo. Per l'interattività dal vivo con le persone, che lo preferisco sempre. Quindi ce lo fai allora anche tu un saluto allora alla Bakugo per restare in tema, a questo pubblico che qui che freme. Volete sentire anche Bakugo? Per me siete solo una pletora di personaggi secondari, siete anche tantissimi, andate a pascolare da un'altra parte, per favore! Grazie ragazzi, siete stati bravi! Non è vero, vi voglio bene, vi voglio bene! Tu menti! No, dai, siamo sicuri che avete piacere. Se non foste social non sareste qui con noi, giusto? Io, esatto. Bene, allora ragazzi, io vi ringrazio tantissimo. Grazie a te, grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti per avermi parlato di noi. Sì, grazie. Ciao. E adesso? Ce ne andiamo? Ce ne andiamo.